L'asino in mezzo ai suoni, l'altra faccia del caos. Rubrica settimanale che alzerà il volume sui fatti sportivi della nostra città. Il tifoso frastornato e confuso dalle tante notizie che arrivano dai social, dai siti e dalla stampa tradizionale è l'asino in mezzo ai suoni, con Vincenzo Imperatore e Marcello Altamura, in onda ogni martedì alle ore 21. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, eccoci all'asino in mezzo ai suoni, insieme a me Marcello Altamura. Ciao Marcello. Buonasera, buonasera a tutti. Di cosa parliamo questa settimana? Beh, un argomento a cui non potevamo sottrarci. L'Italia calcistica è passata in meno di 7 mesi dalle stelle alle stalle. Ci vogliamo chiedere perché... cosa è successo, cause, soluzioni, eccetera. Con chi lo facciamo? Lo facciamo con uno dei più autorevoli esponenti del giornalismo sportivo del nostro paese, con Roberto Beccantini. Ciao Roberto e buonasera a te. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Allora Roberto, hai scritto un bellissimo articolo sul Fatto Quotidiano e anche su Sport Sud, in cui hai con estrema lucidità analizzato un po' il fenomeno del calcio italiano e quello che ci sta succedendo. Lo raccontiamo ai nostri radioascoltatori. Tocca a me? Sì, sì. Ma purtroppo non ci sta succedendo nulla di nuovo e siamo sempre lì. Siamo un paese con le idee vecchie, siamo sempre a metà del guado e ciclicamente ci ritroviamo ad affrontare con gli stessi problemi, per cui dopo un grande europeo eccoci qua alla frutta nel senso letterale del termine. Le diagnosi, insomma, vergogna per me sono gli scandali più che un'eliminazione così, anche se bruciante. Ci vorrebbe un senso della misura. Nel luglio del 2021 probabilmente abbiamo esagerato, sottovalutando il fatto che si fosse vinto poi in fin dei conti fra Spagna e Inghilterra ai rigori che ci hanno tolto molto in questo frangente, se calcoliamo i due sbagliati da Jorginho contro la Svizzera, anche se la Macedonia del Nord andava sconfitta comunque, a maggior ragione in casa. Detto tutto ciò, qual è il filo conduttore che mi sento di segnalarvi? Alla fine, più che gli allenatori, sono i giocatori che nella media del valore netto fra il massimo dell'europeo e il minimo della Macedonia hanno dimostrato di essere questi qua. È inutile che giriamo attorno, secondo me, a quello che è il problema. Poi si possono invocare le dimissioni del presidente Gravina, del commissario tecnico Mancini, ignorando l'europeo e il record delle 37 partite utili consecutive, tutto quello che si vuole, nulla di nuovo, se non che anche soprattutto questa strana consecutio temporum, campione d'Europa fuori al mondiale per la seconda volta consecutiva, terza in assoluto, i giocatori sono quelli che hanno, secondo me, hanno tracciato il solco. Bene, se vogliamo, come dire, raccogliere questa profonda riflessione in un commento veloce, Jorginho non era da pallone d'oro ad agosto, non è da buttare oggi, ma è nella media del, come dire, che esprime il nostro calcio, e la media del nostro calcio può anche perdere con la Macedonia del Nord. Una partita, sì. Una partita. Una partita si può perdere. Vedi, in campionato ci sono delle, anche in Premier, non solo in Italia, in una partita la piccola può battere anche in trasferta la grande, ma se poi vai a controllare la classifica scopri 20-30 punti di differenza, hai capito? Questo è il concetto fondamentale. Tenere questa posizione sui giocatori, lo so, è molto impopolare, perché gli allenatori da noi sono visti come quasi dei geni, dei deus ex machina. Certo,
non sono mica così stupido, sciocco o incompetente, probabilmente incompetente sì, di non capire, di non segnalare ai nostri telespettatori che Pep Guardiola è oggi il miglior allenatore del mondo, anche se a me personalmente piace più Jürgen Klopp, la sua verticalità. Detto questo, e soprattutto in Italia si è creato un rapporto tale fra allenatore e giocatore, per cui il giocatore sa che se si vince, vince l'allenatore, se si perde, perde l'allenatore, quindi se ha le sue cose va in campo con un'aria un po' così. E può succedere poi anche di fronte a circostanze oggettive come un abbassamento di forma o un rigore sbagliato, lo segnalo per l'ultima volta, di incorrere in queste devastanti prestazioni. Mancini ci portò oltre, contribuì a portarci oltre le colonne d'Ercole, ma anche lui, come Gasperini, non va in campo, non va più in campo, soprattutto Mancini, perché se Gasperini, passando al grande Gas che affronterà il Napoli domenica, andasse in campo, cioè giocasse lui come dice di giocare, come consiglia di giocare, l'Atalanta avrebbe vinto il campionato e probabilmente sarebbe stata in finale anche di Champions. Bene, Marcello, a te. Sì, volevo restare direttore a quella, alla considerazione degli uomini, perché la condivido, perché poi in effetti i giocatori sono il fulcro. E le chiedo, visto che ormai la conferma di Mancini è acclarata, insomma l'ha fatto capire ieri, confermando il commissario tecnico, non si aggira un po' l'ostacolo? Nel senso, se il problema sono gli uomini e quindi il livello del materiale umano del calcio italiano, confermando soltanto Mancini, non si rischia poi di perdere di vista il vero problema della nazionale? Beh, certo, questo è il vero problema. Il vero problema è che il problema non è il CT. Abbiamo visto, allora, innanzitutto approfittiamo anche di questa di questo pulpito, di questa cattedra, per insomma rivalutare Giampiero Ventura, che, sul quale diciamo tutti i colori. È vero che Ventura non vinse un europeo, anche perché non lo disputò, ma insomma andò fuori non da testa di serie contro la Spagna, esatto, nel girone, e in un doppio spareggio con la Svezia, con tanto di autogol di De Rossi e palo di Darmian all'andata, 0-0 con un girone durissimo, tra l'altro, di qualificazione. Abbiamo la Spagna delle sartine, la Spagna non più quella grandiosa del 2008-2012, ma sempre una signora Spagna, o comunque una squadra più forte di noi, che addirittura Ventura, ricorderete, perché la formazione coinvolse anche Insigne, andò a affrontare al Bernabéu col 4-2-4. Sì, ovviamente alla vigilia, sui giornali, un inno al coraggio, subito dopo il risultato 0-3, un inno al coraggio, l'esecrazione di quello stesso coraggio. Perché poi credo che fra i grandi problemi della nazionale del calcio italiano ci sia anch'io, ma non quanto sono proprio la mia categoria, capito? Che siamo, esatto, ci cibiamo di eccessi, capito? La prostituzione intellettuale vagheggiata da José Mourinho non era poi del tutto sbagliata. Tornando al problema, il problema è, ecco, per usare un altro termine democristiano, ti aborro, come direbbe Mughini, alla base. Cioè, posto che il problema non è il CT, è Prandelli, Conte, Ventura, Mancini, che pure è arrivato all'europeo, Prandelli lo sfiorò, Lippi dal mondiale all'uscita da un altro mondiale con due pareggi in tre partite. Posto che il problema non è il CT, posto che sono giocatori, cerchiamo di e posto anche che dopo la sentenza Bosman del 15 dicembre 1995 non si può più fermare l'ondata di stranieri, ci vorrebbe un accordo fra gentiluomini. Accordo è parola grossa, gentiluomini in questo paese è grossissima. Pensiamo alla situazione del calcio italiano, in cui un Andrea Agnelli che parla inglese già ne supera in tromba 50 dirigenti, ne supera proprio per me, poi però scivola sulla banana sulla buccia della banana della Superlega. Bisogna lavorare sui giovani, ecco, cercare di crescere dei giovani che siano liberi, assecondarne gli eccessi anche. Io per esempio, se dipendesse da me, abolirei ogni campionato fino a livello primavera per far giocare in libertà i ragazzi, i bambini, riconoscendo loro anche il diritto all'errore. E se per caso, e sottolineo se, alla mina, mi capitasse fra le mani o fra i piedi un numero 10,
non farei un salto dal disprezzo, dalla paura, oddio mio, un numero 10, no, ma vediamo, perché vede, con tutta sta storia, con tutte queste lavagne, se si gioca bene è chiaro che non si ha nostalgia, non si ha bisogno di un numero 10, e sapete cosa intendo, ma se per caso si gioca male e un numero 10 mi fa una prodezza tale da farmi ricordare quella partita, non mi offendo. Ecco, cerchiamo di tornare, per andare avanti bisogna tornare indietro. Roberto Mancini è stato un grande numero 10, ha avuto anche lui problemi in nazionale, occhio, ha giocato tanti, certo, poco. Per la concorrenza che aveva, per la concorrenza che aveva. Sì. Marco, Gianfranco Zola, aveva una fila di concorrenza. Però, ecco, Arrigo Sacchi. Poi, litigò, sbagliò con Enzo Berto, e poi Arrigo Sacchi gli preferì Roberto Baggio, che insomma non è stato certo un sopruso. Per cui lì c'era una grande concorrenza. Però se anche un Roberto Mancini ebbe problemi nell'essere se stesso, nell'esprimere il mio se stesso in nazionale, figuriamoci questi giovani che vivono nel mondo dei social sotto totale bombardamento quotidiano. A ogni gol hanno un titolone e a ogni sgorbio hanno sempre un titolone, e con i procuratori che li pressano, i genitori che non sempre fanno i genitori ma spesso gli ultra, si crea questa situazione, per cui ogni volta siamo qui a ripeterci oggi nel 2022 quello che ci dicemmo nel 2017 dopo la Svezia, cose già dette nel 2014 in Brasile, ide nel 2010. Siamo sempre lì a metà del guado a ripeterci le stesse cose. E questo è il vero problema, altro che il CT o altro che le divisioni del presidente. Quindi un orientamento al cambiamento quasi pari allo zero, quindi immobilismo assoluto, come dice Roberto, nel cambiare la base della crescita del fenomeno calcio nel nostro paese. Prima di passare a questa analisi che dobbiamo affrontare con più profondità ancora, si è parlato molto del fatto che la nazionale italiana faccia pochi gol, ok? Pochissimi gol, e tra l'altro anche se pensiamo agli errori macroscopici, un Berardi che a porta vuota, come dire, non c'entra la porta, stiamo anche come confermiamo la tesi di Beccantini. Ma si è discusso molto di Balotelli. Beccantini l'avrebbe portato? Ma io dico la verità, non mi era venuto in mente, Mario, ma se lo porto a uno stage, poi lo tengo, perché quella non ho capito. Non sono come la mamma di Mancini che nel rievocarlo quasi dice ma se ci fosse stato, non lo so, io non l'avrei portato. Però se lo prendo, un giocatore così distante, così lontano dai nostri pensieri, lo prendo e lo porto, hai capito? Però sai, lui Mancini ha preferito raschiare il fondo del Brasile, João Pedro, però insomma, qual è il problema? Il problema secondo me è che da un lato sono uno dei tanti problemi, se vogliamo, di ordine tecnico-tattico, sono scomparsi i numeri 10 per lo stragismo tattico, tanti brutti hanno ucciso il Cesare del numero 10. Quanto ai centravanti, ecco, Ciro Immobile, che può essere fornire l'esempio, è capocannoniere emerito del nostro campionato, in Italia non riesce a dare il massimo, come ripetevo, neppure Roberto Mancini riuscì a dare il massimo. Colpa dei moduli, colpa del giocatore. Io sono, essendo giocatorista, è vero che l'Italia di Mancini è più portata a un palleggio tipo Sartini spagnolo che non alla verticalizzazione di Jurgen Klopp. Però contro un catenaccio come quello alzato dai macedoni, i due estremi si univano. E allora io qui torno a John Kennedy, a John Fitzgerald, e a chi gli suggerì questa frase: non chiedere allo Stato allenatore quello che tu puoi fare per lui, ma fai tu, ma chiediti tu quello che puoi fare per lo Stato allenatore. Perché sa sempre che all'assistenzialismo, scusate la mia essere bolognese, sia lo Stato, sia l'allenatore, sia la mamma. Siamo sempre lì. Abbiamo sempre bisogno che qualcuno ci dia più, non una mano, come è giusto in certi casi, ma addirittura un braccio. Marcello, sì. 2 minuti prima della pausa. Sì, proprio un flash. Mi riallaccio alla domanda di Vincenzo. Lui ha parlato di Balotelli.
Invece le chiedo, direttore, Scamacca invece l'avrebbe portato? Ma a Scamacca c'era, mi pare che fosse in tribuna. No, non convocato, non indistinta per la partita con la Macedonia. Qualche problema, certo, adesso vediamo. Scamacca è uno di questi, concediamogli il diritto all'errore anche, anche se non c'è... Non c'è tempo, oddio, in questo caso di tempo ce ne sarà, visto che dai mondiali siamo fuori. Vediamo, è uno di quei giovani interessanti che sono nel taccuino, nei sogni di tutti noi, sia tifosi del Sassuolo, sia avversari o più semplicemente neutrali. Si tratta di... vediamo, ecco. Dipende da loro però, ecco, dipende da loro, dovrei mettere in questo idea, perché se noi siamo il paese sempre a, in questo caso, degli altri, a, sì, io farei se però mi avessero messo uno schema tale per cui, no, dipende da noi stessi, cioè da loro nel senso di scamaccheci, bisogna riportare in questo paese il senso di responsabilità proprio anche a livello soprattutto individuale per poter poi cercare di essere un buon gruppo, una buona band, una buona orchestra e nel nostro caso, nel nostro mondo, una buona squadra, come abbiamo dimostrato di esserlo nelle grandi difficoltà, quelle della pandemia, eccetera, eccetera. Però ecco, Scamacca è un nome, Berardi, l'avete citato a un passant prima, è Berardi, dopo l'infortunio di Federico Chiesa, è un giocatore che in Italia, nel Sassuolo, in questo caso... Fa la differenza. E non dimentichiamolo mai, alla fase finale degli europei era titolare, Chiesa poi gli subentra e, nella staffetta e realizza gol cruciali. È colpa di Mancini se ha un solo piede e due volte liberato da Verratti, mi pare, calcia col destro fuori. È colpa di Mancini se non scarti il regalo del portiere. Siamo sempre lì, i giocatori sono, l'allenatore secondo me può arrivare fino a un certo punto, poi no, poi non può più fare la baglia. Bene, pochissimi minuti di pubblicità, ritorniamo tra poco e ripartiamo proprio dalla cultura dell'alibi. State ascoltando? L'asino in mezzo ai suoni, l'altra faccia del caos. Eccoci di nuovo in diretta all'Asino in mezzo ai suoni, sempre con Marcello Attamura e Roberto Beccantini, stiamo facendo una panoramica sul fenomeno Italia calcistica fuori dai mondiali e prima della pubblicità ci siamo soffermati un attimino sulla cultura dell'alibi, no? In questo paese quando si sbaglia qualcosa nessuno si assume la responsabilità, ma è sempre responsabilità di qualcosa, possa essere la zolla di terreno storta, il giocatore non è convocato, il modulo che non si adatta al giocatore, ma non c'è, come dire, questa assunzione di responsabilità. E Beccantini poco prima faceva anche un riferimento alla responsabilità anche, come dire, dei media calcistici sportivi al riguardo. Vero, dobbiamo, come dire, allenare i giovani a poter sbagliare, ma quanto la stampa influisce, i media influiscono sul risultatismo? Beh, sai, fra risultatismo e protezionismo c'è già una guerra ideologica, filosofica che va in atto. Sai, bisogna essere molto chiari, Vincenzo e Marcello, per alzata di mano, soprattutto noi italiani siamo tutti prestazionisti, ma se andiamo in cabina, tiriamo la cabina, tiriamo fuori l'apis e ci fanno vedere la scheda, vuoi vincere una Champions, una volta avremmo detto con un gol in fuorigioco al 90esimo, col VAR 9 volte su 10 non si può più dire, ma con 8 pali della squadra avversaria, sì, facciamo la crocetta, sì, poi usciamo e scopriamo che la maggioranza improvvisamente è diventata risultatista. Detto questo, certo, sai, l'edicola gonfia, siamo un pugno di campanili, come diceva Omigliano, cioè, siamo assemblee di condominio continue. Il calcio è metà arte e metà riffa, e la metà riffa l'abbiamo visto anche contro la Macedonia del Nord, con tutto il rispetto per la nazionale 67esima nella classifica FIFA, l'Italia è sesta. Poi sai, ci sta tutto, le dimissioni del presidente e del CT,
come suggeriva Lorenzo sul Fatto Quotidiano. Io per esempio, proprio su Sport del Sud, Vincenzo, ho ripristinato, recuperato il mio decreto, il mio vecchio decreto, il mio vecchio lodo, in base al quale per decreto il CT che vince il mondiale o l'europeo va deposto, e se non viene deposto sollevato con le ali, perché rischia con la gratitudine di scivolare su se stesso. E la storia ce l'ha dimostrato. Esatto, io citavo i casi di Berzotte e proprio Mancini, però sai, dirlo adesso anche Lippi, anche Lippi con l'interregno di Roberto Donadori, ma dirlo adesso può fare, spero almeno che strappi un sorriso, se non proprio un pensiero, perché è troppo tardi, è troppo comodo. Andava scritto subito il 12 luglio dell'anno scorso, però ecco, per cui siamo, e poi sai, onestamente, abbiamo una classe di dirigenti senza classe, capito? Cioè, se tu pensi ad Artemio Franchi, non è che uno voglia essere nostalgico per essere franco, però insomma, sono altra caratura. Certo, era un altro mondo, era un altro secolo. I social e i media offrono più tentazioni, offrono più vantaggi, offrono più ostacoli. Il giovane di oggi deve essere più bravo del giovane che viveva dentro di me un secolo scorso, hai capito? C'è poco da Roberto, ma è un caso che quando abbiamo vinto con l'Italia i presidenti della Federcalcio non erano personalità così, diciamo così, autorevoli? Sordillo 82, il commissario nel 2000, Rossi. Nel 2006, Gravina nel 2021, e quando invece abbiamo avuto grandi personaggi, a parte il campionato europeo che credo era Franchi è solo un caso? Oh, perché magari battuta per battuta con Vaccaro e Mussolini 34 e 38 erano penso che sia stato solo un caso, capito? Solo un caso, perché qual è il filo conduttore dei tre eventi citati, vittoriosamente citati? La grande critica addosso a Enzo Berzot nell'82, sì, dopo l'uscita dal Toto Nero dell'80, come ricorderete, si arrivò a scrivere che per pochi metri non era nato in un altro paese, ma era nato in Italia Berzot, tanto lo si vedeva di malanimo, salvo poi partecipare a una delle clamorose, grottesche retromarce della storia. Nel 2006 Calciopoli e la pandemia. Quest'ultimo è un virus, un flagello comune a tutta l'Europa, se non a tutto il mondo, però è chiaro che ci ha permesso di guadagnare, come mi pare di aver capito, ha detto lo stesso Mancini, un anno, e siamo arrivati al momento opportuno in forma, ben strutturati, e siamo riuscendo a esprimere il massimo e riuscendo a nascondere le debolezze. Al di là dei giochi di fortuna che sono sempre nel calcio, sport che si gioca con i piedi, ma dimenticarlo, sono sempre all'ordine dell'episodio. A te Marcello. Allora, direttore, Fabio Capello, all'indomani della sconfitta con la Macedonia, ha giustamente osservato che nelle ultime 10 stagioni il campionato di Serie A è stato vinto da squadre che avevano un bomber straniero da 20 gol. Ora, nella classifica dei cannonieri attuale, a parte Immobile che comunque è continuo, il primo italiano bisogna scendere al quinto posto ed è Berardi. E le chiedo, ma il commissario tecnico, per paradosso, deve, proprio perché questo materiale umano non è così scintillante, deve ritornare al selezionatore e non al CT allenatore? Guardi, di Mancini diciamo proprio che nei momenti di vacche grassissime, come ci ha offerto, sembrasse proprio un allenatore di club più che un selezionatore. La risposta, la soluzione, la risposta del problema è proprio in quello che lei ha citato, cioè che, come dicevo prima, se i numeri 10 sono stati eliminati,
dall'ostracismo tattico, i centravanti, chiamiamoli così per sintetizzare il problema, insorgono perché in Italia abbiamo tutti stranieri in quel ruolo lì e c'è poco da fare, capito? E quindi anche la grande, i Vieri, gli Altobelli, Bettega, tutti questi giocatori qui, e Paolino Rossi nella sua grandezza di genere, eccetera, e chissà quanti ne dimentico, e questo è un problema perché uno può giocare, sai, si può giocare come giocava anche la Spagna, soprattutto nella formazione che nel 2012 a Kiev ci batté 4-0 finale europea, senza centravanti, capito? Però poi, sai, quando uno, Guardiola può permettersi di dire che il mio centravanti è lo spazio, se io l'ho messo, come lo diceva nel 4-4, Gustav Schäbes con la grande Ungheria, sì, il mio centravanti è lo spazio perché ho Nandoro Ideguti che mi arretra e ho Ferenc Puskas che mi va avanti. Tutta qualità. Questi possono fare, però non bisogna essere prigionieri degli slogan, fermo restando che la situazione è questa. Insomma, i centravanti italiani, come faccio la battuta, fermo restando immobile, siamo sempre lì. C'è poca qualità in questo momento, ma non per colpa probabilmente, ma proprio perché i posti sono occupati dagli stranieri. Io non posso non approfittare della presenza dello storico Beccantini per fare un po' di, come dire, di analisi storica, appunto. È la, diciamo così, più cocente eliminazione, sconfitta degli azzurri dal punto di vista storico, come tanti giornali stanno scrivendo. Io ero piccolo, ma credo essere eliminati dalla Corea in Inghilterra non era da meno, così come in Corea con Byron Moreno. Con Moreno. Facci una panoramica, Roberto. Allora, guardiamo da una battuta, quella, maledetti nordisti, nel senso che la Corea del Nord nel 66, la Macedonia del Nord nel 2022 e non dimenticate l'Irlanda del Nord nel 1958. L'Irlanda del Nord, giusto. Che noi non si va a Belfast, 2-1 per loro, non si va a Mondiale svedese, dove avremmo modestamente visto Pelé Garincha con José Altafini, che si alternava con Vavà, scusate se poco, voi a Napoli avete avuto José Altafini, orientarsi assoluto del ruolo, proprio perché lui si perde con gli irlandesi del nord. Era una nazionale imbottita zeppa di oriundi, il CT era Alfredo Foni, insomma. Detto questo, allora Vincenzo, isolata, nessun dubbio, è la partita, è ancora più deprimente di Corea del Nord, Italia 1-0, perché se non altro quella fu in campo neutro, in Middlesbrough, mentre qui l'abbiamo avuto in casa. Sai qual è il problema? Che non me la rende così deprimente, anche se lo è, l'aggancio all'europeo. È all'europeo. Troppo vicino. È una vittoria. Perché quella però è il mio pensiero, che sono in netta minoranza, capito? Ti ripeto, vergogna lo uso per gli scandali, Calciopoli, Totonero, eccetera, oppure se ci fosse stata una resa clamorosa, se la Macedonia del Nord avesse vinto 5-0, capito? Però, ecco, quindi l'aggancio all'europeo mi rende... Ti compensa un attimino hai capito? Senza il peso della sconfitta storica. Il peso sarebbe stato... Anche perché, sai, mi sono fatto la domanda... Essendo un pensionato posso farmela tranquillamente, ma poi magari datemi la vostra. Preferite una volta i mondiali e un europeo da quarti di finale, oppure un europeo vinto e senza mondiali? Ti rispondo alzando il dito immediatamente. Io europeo vinto e senza mondiali. Voi? Europeo vinto e senza mondiale, se me lo chiedi per il mio Napoli, uno scudetto subito e 30 anni di passione tra Serie B e Serie A. Vedi. Okay. Questa seconda, secondo me, io non scudetto quest'anno. Marcello? Sicuramente l'europeo è fuori dal mondiale, però dissento sulla formula che ha usato Enzo per il Napoli, perché io ho vissuto da cronista quegli anni bui e
e assicuro che da, viverli da cronista e parallelamente da tifoso è stato straziante. Quindi, quindi tu preferiresti altri 18 secondi post? No. Questo no. Allora, preferirei uno scudetto subito e 4-5 secondi post. No, ma non, nel gioco della torre non va questo, devi andare giù. No. Diciamo così, uno scudetto è fuori dalla Champions. Dai, vi vengo in Va bene, va bene, va bene. Firmo in bianco. Io rifirmo un altro, uno scudetto e 18 salvezze all'ultima giornata. Ma non già questo, ma la Serie B, guarda, è un ricordo troppo fresco per Marcello, a te. Per rivedere. Allora, anche questi, in questi giorni si è un argomento, no, di sviluppato da noi giornalisti, è sempre stato quello: in Italia ci sono troppi pochi giovani, in Italia giocano troppi giovani, non giocano troppi giovani, eccetera, la primavera sono imbottite di stranieri, eccetera. Io le faccio una riflessione, direttore, che a me sempre è sempre un chiodo fisso che porto avanti. Si potrebbe risolvere un po' la questione fissando un tetto minimo di spesa per i club di Serie A sul vivaio, cioè se io mi iscrivo al campionato di Serie A devo spendere tot milioni e devo avere un centro sportivo dedicato alle giovanili, delle infrastrutture dedicate alle giovanili e devo formare tot giocatori in termini di diritto. Lascio la parola a Roberto. In termini di diritto è possibilissimo una cosa del genere, cioè fissare una norma e all'interno del regolamento della federazione che imponga alle società è possibile. E parto scusatemi se rubo due secondi, e parto da questa riflessione, dal fatto che il Napoli, che è l'unica squadra italiana che fa da 12 anni consecutivi le coppe europee, non ha un centro sportivo dedicato alle giovanili e la sua squadra regina del settore giovanile peregrina ad allenarsi e peregrina in campi dove deve giocare le partite di campionato. Sì. No, ma è chiaro, anche questo è uno di quegli argomenti evergreen che tiriamo fuori a ogni fiasco, a ogni smacco. C'è il modello spagnolo, c'è il modello tedesco, le academy, intervistiamo Oliver Bierhoff che ci parla dei tedeschi, delle loro... Io personalmente sono contro gli ismi, proibizionismo, protezionismo, mi piacerebbe che venisse dalla base questo afflato, diciamo così, però siamo in Italia, siamo un paese che non per i giovani. Per esempio, ricorderete anche che sembrava che fra le proposte per poter migliorare il nostro calcio ci fossero le cosiddette seconde squadre, che la Juventus ha fatto, salvo però trasformarle in un cestino, esatto, per plusvalenze, quindi siamo sempre lì. Ecco, la soluzione non può essere che dentro di noi, però sempre considerando che siamo sempre noi, quindi è molto difficile uscire. Perché poi c'è il risultato che alla prima, sai, come dice Adriano Galliani, bello i giovani, grandi paginate sui giovani, però la terza sconfitta è consecutiva e già l'allenatore è... Bisogna lavorare molto. Ecco, un altro discorso. C'è una bella provocazione di Raldo Pecci che dice, secondo me, proprio per rilanciare il mercato i vivai, per cercare di migliorarne la qualità, la libertà, la spensieratezza e attraverso questo iter si spera anche la qualità, la stoffa e la classe, l'allenatore che vince lo scudetto dovrebbe essere promosso a capo del vivaio, capito? L'allenatore che vince lo scudetto. Per evitare che tutti questi allenatori dal basso, ecco la famosa costruzione dal basso, mi piacerebbe rivederla anche non soltanto in campo, in certi piedi, ma anche in certe teste fuori dal campo. Ecco. Che bello, abbiamo fatto una bellissima navigata nel mare della competenza, della storia e dell'autorevolezza di Roberto Beccantini. Abbiamo affrontato diversi temi e diversi punti su cui ci stiamo facendo tante domande in questi giorni qua. Chiudiamo la trasmissione con una battuta al volo
del maestro Beccantini. Ma la valutazione dei calciatori italiani in questo momento qua riflette l'effettivo valore o siamo il Donnarumma è sopravvalutato? Un esempio. No, beh, tutto gonfiato, tutto riflette l'effettivo valore dei procuratori. Perfetto. Non dimentichiamo che dopo la sentenza Bosman del 15 dicembre 1995, che andrebbe sempre citata come base di tutto, certo, tutto e tutti sono saltati per aria, capito? Ci sono dei valori incredibili, per cui resti esterefatto. Comanda il procuratore. Lasciando perdere i prezzi gonfiati, io penso a, vabbè, negli anni Ottanta è facile, quando Boniperti in un giorno dall'A di Alessandria e la Z di Zoff combinava tutti gli ingaggi a Villarperosa, oppure Platini si faceva aiutare da un avvocato, hai capito? Per dire, no, guarda, so che Berlusconi mi ha offerto questo, ma ha previsto per stare alla Juventus, hai capito? Adesso è il procuratore che dice al suo assistito, bisogna muoversi perché tu prenderesti questo e io quello, hai capito? Per cui si sono assolutamente ribaltati i termini del rapporto di forza. Bene, bene, salutiamo tutti, grazie Roberto Beccantini. Grazie a voi, grazie. A presto, grazie. A martedì prossimo. Ciao. Avete ascoltato? L'asino in mezzo ai suoni, l'altra faccia del caos, rubrica settimanale che alzerà il volume sui fatti sportivi della nostra città. Il tifoso frastornato e confuso dalle tante notizie che arrivano dai social, dai siti e dalla stampa tradizionale è l'asino in mezzo ai suoni, con Vincenzo Imperatore e Marcello Altamura, in onda ogni martedì alle ore 21:00.